Quarti di finale per la Cepes Cap Open, la nuova Escile affronta il Tic Tac in palio, un posto in semifinale. Si fa subito pericoloso il Tic Tac, doppio passo di Ezeari che scarica su Pia che va alla conclusione, si sta attento e l'alza sopra la traversa. Al quarto minuto si porta avanti la nuova Escile, Corona pescato da questo filtrante davanti a Neri non perdona. 1-0 nuova Escile sul Tic Tac. All'ottavo minuto, ancora in gol la nuova Escile, cross di Corona, Massida va alla conclusione, Neri respinge, ma non lo può, sul tapini di Colopordie, che trova il raddoppio per la nuova Escile. Tic Tac prova a reagire, lo fa con questa punizione di Riccardo Pia, respinge Sisto. Pericoloso ancora il Tic Tac, con questa conclusione di Manai, rischia il clamoroso gol la nuova Escile. Al ventunesimo, Ezeadi lavora bene la palla. Scarica il rimorchio su Manai. Che pesca Riccardo Pia in aria. Tutto solo il numero 7. Accorcia le distanze. Il tic-tac è vivo. Il tic-tac continua a spingere, Guercio recupera palla su Massida, scarica su Pia che tutto solo non trova incredibilmente lo specchio della porta. E su questa punizione dalla lunga distanza provata da Manai termina la prima frazione di gioco. Nuova esile avanti di misura per 2 a 1 sul tic-tac, frutto delle reti siglate da Corona e Podie e da Pia. Parte bene la nuova esile con questa punizione di Podie, respinge i neri, poi Matteo Carta non trova il tappo vincente. Ancora nuova Escile in avanti, Chasse si libera di un paio di avversari, va alla conclusione, Neri respinge e poi la difesa allontana. Al 37, Chasse parte dalla propria retroguardia, scarica su Corona, che difende palla su Deiana. Ancora Corona che va alla conclusione, respinge Deiana. La sfera termina su piedi di Chasse che dopo un paio di dribbling trova la conclusione vincente per il 3-1 nuova Escile. Il tic tac non ci sta e al 41esimo Pia dalla lunga distanza trova il mancino vincente e riporta i suoi sotto di una sola lunghezza Ma su questo pallone sporco recuperato da Niccolò Podia che passa tra due avversari, resiste al recupero di De Serra e va alla conclusione Palla alle spalle di Neri e nuova escile sopra di due gol quando siamo al 47esimo minuto Il tic tac prova gli ultimi assalti disperati e su questo filtrante di Pia che pesca Deiana accorcia le distanze al 48esimo minuto il tic-tac si riversa nella metacampa avversaria alla ricerca del pareggio. Mannai pesca De che prova la rovesciata a palla di poco sul fondo. E su quest'ultima occasione, per il tic-tac, respinto dal solito chasse, arriva il triplice fischio del direttore di gara. La nuova esce, le batte per 4 ate il tic-tac e vola in semifinale della Champions Cup Open.